sta arrivando Buonasera a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Mangiante, Sky. Eccoci, hola, buonasera. Hola. Ci sono eh, tanti elementi, tanti contenuti in questa, in questa vigilia. Ha parlato poco fa Luciano Spalletti, ha detto che può essere questa partita quella della svolta, sia per una squadra che per l'altra. Allora le chiedo il senso, il significato di questa partita per la Roma e le condizioni di Zaniolo e Castorp che hanno saltato l'ultima partita. Bene tutti e due, bene per giocare. La squadra che gioca è la stessa squadra che ha iniziato la partita contro la Juve, con Castorp e Zaniolo in buone condizioni. Partita svolta, non credo per noi svolta. Non penso così, Stiamo facendo un campionato positivo, con una performance più positiva che i risultati. Abbiamo 15 punti, no? Sì. 15 punti, potevamo avere di più, meritavamo avere di più. Io non penso a Svolta, penso a una partita per vincere. Molto difficile, ovviamente. Una squadra che, che ha vinto tutti i, i punti possibili. Una squadra che sta in un momento grande, però per noi è una partita per vincere. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buonasera, mister. Ciao. Io, se è possibile, volevo fare un passo indietro e tornare a, a giovedì. Sì. giovedì. Ovviamente, giovedì. questa non è mai la conferenza stampa pre. No, poi... Pre partita, è sempre la conferenza stampa. Post partita, no, io purtroppo non ero a Bodo. Se no, gliel'avrei fatta lì a Bodo. Insomma, e le volevo chiedere: lei ci, giovedì ci ha detto che il Bodo come squadra era più forte della Roma. Certo. Del sua Roma del primo tempo, in quella Roma lì, però giocavano. A me vengono in mente tre giocatori con Mulla di Avarà e Perez. E sono stati pagati oltre 70 milioni di euro. Ecco, dov'è l'errore? Dov'è il cortocircuito? Perché. Alcuni giocatori si sono involuti nella Roma, non con lei ma anche probabilmente anche prima. Ci sono, cioè, questi giocatori hanno dei margini di crescita? Possono tornare ad essere anche utili in futuro? Prima di tutto non ti voglio rispondere di un modo specifico quando tu parli di due nomi, eh, con Bulla e Perez. Non ti rispondo di un modo specifico individuale. Ti rispondo di un modo più globale e approfitto anche per dire qualcosa in più che magari, che magari se la conferenza stampa va in questa direzione magari la risposta o la domanda arriva. C'è tanta gente che, che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Fritkin hanno ricevuto in mani, lasciami trovare una, una parola perché la parola inizia con una M e non posso dire questa parola, però hanno ricevuto in mani tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto soldi per fare face a tanta cosa che è stata fatta prima, e gente che ride, e qualcuno sicuramente ride con, con, con le tasche piene di soldi. Tu hai ragione, tanto, tanti milioni, tu hai ragione, tanti milioni. E anche quest'estate invece di spendere soldi a comprare più qualità abbiamo speso soldi per cercare di pulire e cercare di creare condizioni per successo del progetto che è un progetto che bisogna tempo quando qualcuno può scrivere la bugia di Mourinho non contente con la proprietà non poteva essere una bugia più grande. Non poteva essere una bugia più grande. Mourinho vuole più giocatori? Sì, Mourinho è come tutti gli allenatori. Mourinho vuole una rosa equilibrata con due giocatori per posizione, con due giocatori dello stesso livello per poter fare turnover per poter fare cinque cambi al minuto 60, sì. Però Mourinho non è un stronzo. Mourinho ha grande rispetto per i ha grande rispetto per Tiago e ha deciso di accettare questo, questo lavoro con la Roma esattamente perché capisce la situazione. Questa partita e questo, e questo risultato, eh, prima di tutto, il risultato eh, succede una volta nella vita. Poteva anche essere 7-8 se, se giochiamo 5-10 minuti di, eh, di più, però l'unico responsabile sono io. Né i giocatori, né la proprietà, né Tiago, solo io. Perché? Perché ho deciso di fare eh, giocare una, una squadra che aveva un grande rischio, di perdere la partita. Io non ho mai pensato, ovviamente, un disastro così. La responsabilità è mia. Um, l'ho fatto con una buona intenzione, l'ho fatto per, uh, per paura di infortuni, l'ho fatto per paura di sintetico, l'ho fatto per paura del clima, l'ho fatto per paura dell'accumulazione di, um, di partite, l'ho fatto per paura di non avere. Due giocatori per ogni posizione. L'ho fatto a pensare che giochiamo con Napoli, chi giochiamo con Cagliari, chi giochiamo con Milan. E l'ho fatto male. La responsabilità è mia e solo mia. Non è né dei giocatori né della proprietà. La responsabilità è mia. Maida, il Corriere dello Sport. Buonasera, mister. Ehm... Visto che eh, andiamo un po' anche su Roma Napoli, ma, eh, mi interessa l'aspetto ambientale. Domani c'è uno stadio pieno, per la prima volta da, per fortuna si può tornare allo stadio, 50.000 persone, sarà una bellissima cornice. Ecco, dopo anche quello che è successo per questi eroi, 395 tifosi che hanno sofferto di questa sconfitta, lei eh, ritiene che questa partita rappresenti una svolta in questo senso ambientale, cioè che un'eventuale vittoria potrebbe cancellare questa... Brutta. No, io ti dico veramente, per me un'eventuale vittoria eh. per 6 a 1 contro il Napoli non cancella comunque. Non mi cancella niente. Okay. Allora, non mi cancella parte. niente, non mi cancella il, il, il feeling io, non mi cancella questa sensazione di, di mia perché dovevo fare il contrario. E ti dico già, la prossima partita contro Bodo Glint gioca la stessa squadra di sempre. Sì, sì. E dopo, se qualcuno allora... si infortuna... Um, un peccato però anche noi ti dico la verità noi qui dentro noi qui dentro lavoriamo tanto e qui dentro esiste una cosa che anche è stato um, come si dice heritage, er eredato, no? Eh, abbiamo eredato, eredato abbiamo eredato che è un, una, una cicatrice emozionale di un record di infortuni che io non ho mai visto nella vita. La Roma ha un record di infortuni negli ultimi 3, 4, 5 anni che non ho mai visto nella vita. E una delle grandi preoccupazioni che noi, tutti noi, abbiamo avuto qui è che a questo livello dobbiamo per forza migliorare tanto. E lavoriamo tanto, tanto, tutti insieme. dipartimento Medico, Sport Science, preparatori atletici, io stesso lavoriamo tanto con preoccupazione, con, uh, con loads, con data, con stats, con uh, recupero e, e questa cicatrice mi ha anche fatto a me di pensare questa è un'opportunità di riposare gente, questa è un'opportunità di riposare gente e è anche un'opportunità di dare, ripeto, a bravi ragazzi L'opportunità di giocare, perché i ragazzi che hanno giocato sono bravi ragazzi, è gente che lavora, è gente che merita l'opportunità di giocare. Però quando siamo andati a, a, a Ucrania, seconda partita, seconda partita, ok, io ho fatto dei cambi, però ha giocato Smalling, ha giocato Ibanez, ha giocato Cristante, ha giocato Pellegrini, e era una squadra... Con un, con un balance. Abbiamo fatto sei punti, vamo a giocare a bodo, campo sintetico che ha fatto una paura da morire a tutti. Uh, io ho pensato, è l'unica opportunità che magari abbiamo di fare riposare gente. Ho sbagliato, responsabilità mia e storia mia. Purtroppo storia della Roma. Purtroppo, no, purtroppo rimane che... nella storia della Roma, e contro questo non posso fare niente, rimane nella mia storia e di un modo meritato. Sì, se posso completare, le, intendevo dire allora che, invece, in, nel malaugurato caso di un risultato negativo, lei pensa che i tifosi continueranno comunque a sostenere questo progetto con pazienza? come fino Io non penso fatto. in un risultato negativo. Ok. <ride> Io non penso in un risultato negativo. Zotti, il tempo! Buonasera. Ciao ciao. Eh, la Roma ha già perso contro la Juve e contro la Lazio, nonostante insomma, episodi non proprio chiarissimi a livello arbitrale. Nelle ultime due stagioni eh, c'è una media preoccupante negli scontri diretti. La squadra ha vinto solamente 4 eh... Non sono d'accordo con te. I numeri Perché? sono veri, però io non sono d'accordo con te. Ecco, le stavo per chiedere appunto se c'è no, il rischio di un complesso che... sugli no, scontri diretti. No, per me c'è solo un complesso. Nelle due ultime stagioni abbiamo finito il sesto e il settimo. È la unica cosa che, la unica cosa che interessa. Se noi questa stagione miglioriamo in relazione all'anno scorso e non vinciamo nessuno. Delle partite che tu chiama partita contro i, i grandi, per me, è, per me non è un problema. A me piace giocare contro le grandi squadre, a me piace. A me piace andare alla Juve, a me piace giocare con il Napoli che ha vinto tutte le partite, solo ha delle vittorie. A me piace. Non ho nessun problema con questo, non ho nessun tipo di, di problema con il risultato del passato. Penso che è un modo molto limitativo, pensare in questo, questo modo. Non, non, entro in questa, non entro in questa dinamica. Non, non entro. Domani giochiamo, giochiamo contro Napoli, e giocheremo faccia in faccia con loro e cercheremo di vincere. Fasan il romanista. Buonasera mister, eccomi. E eh, di qua. Scusa, Buonasera, niente. Volevo chiederle di spalletti, che, anzi, spallettone, come ha detto lei, così la faccio un attimo a eh, ha detto a gio giovedì a caldo eh, che non, non era preoccupato dal fatto che la Roma aveva perso in quel modo, eh, invece oggi ha aggiunto eh, avrei preferito che non avessero perso così, quindi immagino che tema eh, una Roma arrabbiata e volevo chiederle se eh, si può appunto eh, trasportare eh, il sentimento di rabbia per una partita così eh, facendo una grande partita contro il Napoli e se lei è più tranquillo invece a questo punto che il Napoli ha vinto e non ha perso. Non sono, non sono scaramantico, non sono uno che pensa a questo tipo di, di situazioni. Per me è tutto molto obiettivo, tutto, tutto molto pragmatico. Non interessa quello che abbiamo fatto tre giorni fa, non interessa per niente. È una partita contro una grande squadra, con grandi allenatori, tutte le cose ovvie che si deve dire perché sono la realtà. Brava squadra, grandi giocatori, grandi allenatori. Partita difficile per noi, non credo facile per loro. La Roma dei grandi giocatori, ha un grande allenatore, non penso che sia una partita facile anche per loro. Piacere tremendo di, di ridere e di salutare. Spalettone prima e dopo, e dopo la partita, siamo amici, ridiamo sempre la partita dei giovedì non no si dimentica. Non si dimentica. Preferisco perdere questa perché penso di vincere punti sufficienti per Continuare nella Conference League è una sconfitta che vista dal punto di vista dei punti non è un dramma, abbiamo sei punti, giochiamo in casa, due partite, penso ci qualifichiamo e penso siamo candidati a andare fino alla fine nella competizione. Preferisco perdere una partita 6 a 1 che 6 partite 1 a 0, però non si dimentica. Non si dimentica, Juric Rete Sport. Eccoci, Mister. Buonasera, ciao. Mm, lei è tornato sulla partita di Bodo e l'ha voluta chiudere, e quindi è stato molto chiaro sul uh, rapporto tra la proprietà. Lei e Tiago Pinto mi sembra che uh, andiate tutti per la stessa strada, e lei è stato molto chiaro poco fa. Quindi le chiedo, quasi per chiudere quel capitolo, visto che le dichiarazioni del general manager e le sue nello stesso giorno erano un po' divergenti. Sono figlie le sue dichiarazioni sulla squadra anche solo della delusione della partita, del risultato, perché oggi poi ci parla dei ragazzi e ce li descrive in un altro modo. Quindi le volevo chiedere, per chiudere quel capitolo di Bodo, quelle parole sono soltanto figlie del 6-1? Figlie di che? Del, del, del risultato molto pesante, oppure c'è qualcos'altro? Certo. Perché lei ci ha detto molto chiaro. Il... No, guarda. Quando noi avevamo quattro vittorie... In scelta, in quattro partite, quattro no? Che avevo vinto le prime quattro, no? Sì, sì o no? Penso... Tre o quattro? No, non so. Quattro più due. Penso abbiamo più vinto due. quattro partite, sei, no? Sei vittorie conseguite. Una roba così. Io ho detto, scherzando, però io non scherzo mai, anche scherzando il messaggio a un obiettivo, io ho parlato di San Pietro. Ok? Ok. Un esempio. Un esempio Max non, non sarebbe con me. Se Chiellini è infortunato, gioca di elite. Okay? E se Alessandro è stanco, gioca di ciglio. Okay? E, e, e dico Max perché Max non sarebbe con me. Poteva dire anche Simone Inzaghi, poteva anche dire tutte quelle. La nostra squadra è una squadra che in qualche posizione abbiamo soluzione del livello però ci sono altre che non abbiamo e non no, no c'è da nascondere e questo significa che una cosa è una squadra e un'altra cosa è una rosa e stiamo costruendo una squadra però abbiamo bisogno di costruire una rosa e per costruire una rosa bisogna più mercato bisogna più finestra di mercato bisogna più soldi i proprietari che stanno facendo un sforzo incredibile per migliorare questo club a tutti i livelli è gente che deve essere rispettata io quando leggo che io sono arrabbiato con loro io non leggo voi che leggete dopo mi dice a me però io non leggo niente però quando mi dicono loro che ah, viene scritto che tu hai problema, io ho un problema. Io rispetto, io rispetto e penso che i romanisti devono rispettare, devono credere in quello che loro fanno e non parlo di me. Oggi sono io, domani sarà un altro e dopo sarà un altro perché il calcio è così. Però devono rispettare gente come loro e gente come Tiago, che stanno facendo un lavoro di costruzione di un futuro di un club. Io ripeto, perché sai, quando uno diventa più vecchio, no? Se dice la mia mamma dice sempre: ah, quando siamo invecchiati perdiamo i filtri, no? Eh? Non c'è più filtro, non c'è più filtri. Ci sono tanti, con le tasche piene, piene di commissione, piene di doppia commissione prende di qua e prende di là, e dopo arrivederci a tutti, quando tu chiedi, oh, adesso prendi il tuo giocatore e facciamo soldi noi, dove sono loro? Hanno cambiado o telefone, tu não trova. E quem paga? Paga E Friedkin, paga o Thiago e paga o che que vai em panquina. Mas o meu trabalho é anche ser honesto e dire: scelta de di Giovedì, io, io. responsabilidade minha. Lascia Fridkin in pace, lascia Tiago in pace, lascia loro lavorare in pace, che stanno facendo un lavoro fantastico. Se mi possono aiutare di più, un pochino di più, in gennaio, un pochino di più, nell'estate, se loro pensano che mi possono aiutare un pochino di più, bravo, grazie mille. Però io sono qui con loro e tu vedrà nostra panchina domani, tu vedrai la nostra panchina domani. Non ci sono giocatori scarsi lì, non ci sono giocatori scarsi, però sono bambini di 17, 18 e 19 anni. Misori in panchina domani, 17 anni. Facciamo l'ultima, Oricchio, Teleradio Stella. Buonasera mister. E Napoli scende generalmente in campo con un 4-2-3-1. Parlando di calcio, con gli esterni di attacco che tendono a entrare dentro al campo per lasciare spazio ai tazzini di salire, le volevo chiedere se ai suoi esterni offensivi, Michitalian e Zagnolo, chiederà un sacrificio in più in fase di copertura domani per evitare l'inferiorità numerica. Grazie. Io penso loro si devono preoccupare con Zagnoli e con Michitalian. È un po'. Tu dici bene. Sono bravi, Insigne, Politano, Lozano, sono tutti bravi, però Lozano è bravo, E Michitarian è bravo, il El Sharawi è bravo, lì non abbiamo un problema. Ovviamente dobbiamo rispettare con, con umiltà, dobbiamo rispettare i punti forti dei nostri avversari, e questi sono punti forti, fra altri. Penso, Uh, Luciano, è anche lui umile sufficiente per capire che si deve preoccupare con noi. Grazie. Grazie a voi.